Basso Piemonte, un'immensa farfalla disegnata in un grande campo di grano, a supporto di quello che dicevamo prima con Antonio Chiumento, che ancora ringrazio di essere qui con noi a Telebari a tempi Grazie a voi. supplementari in dossier UFO. Grazie. Dicevamo, Antonio, è un fenomeno vastissimo, addirittura oltre a foto, filmati e oggi video di YouTube che ci aiutano anche a scoprire, grazie agli amatori e agli indagatori, un po' come te, forse con meno esperienza, diciamo, su questo fenomeno, abbiamo anche numerose opere, numerosi quadri del passato, del Medioevo, che ritraggono dei dischi volanti e delle sfere luminose nel cielo. Sì, in effetti, quando iniziai a interessarmi al fenomeno degli UFO nel 1977, attivamente, e se mi è permesso velocissimamente dico che io non ho mai avuto modo di vedere un oggetto volante non identificato, quindi fui spinto solo da una curiosità scientifica. Diciamo che quando collaboravo con determinate riviste, anche non specializzate, mi chiesero i rispettivi direttori di scrivere appunto su quella parte, no, dello scibile umano che va sotto il nome di archeologia spaziale. E mi interessai appunto a quello che dicevi pochi istanti fa, quadri, graffiti e quant'altro. E io da un amante, perché la mia professione è quella di essere docente, io ho sempre amato l'insegnamento fin da ragazzo e amo insegnare matematica, fra Antonio, l'altro. perdonami, è uno dei mestieri più belli che forse è un po' dimenticato nel nostro paese. Ricordiamo che se qualcuno oggi lavora, se qualcuno oggi si appassiona a qualcosa, lo deve agli insegnanti, che siano delle elementari, delle medie, del liceo o Sì, dell'università. esatto, no. Allora, dicevo che da matematico probabilista io scrivevo più di una volta e valutavo per l'appunto la probabilità, cioè la probabilità che nella fantasia del realizzatore di quel graffito, di quel quadro ci fosse per l'appunto la fantasia, così lestro, di disegnare, di imprimere un qualcosa che oggi ci ricorda. Se mi è concesso, quasi senza ombra di dubbio, un disco volante, quindi penso che il telespettatore abbia ben compreso cosa voglio dire. Quindi mi sembra che sia proprio una sfida al calcolo delle probabilità. Quindi sembra che questo mistero enorme del genuino fenomeno UFO e degli occupanti presunti, se volete, degli UFO abbia veramente accompagnato per motivi sui quali ognuno di noi può fare determinate illazioni, avrebbe addirittura accompagnato, come dicevo prima, l'evoluzione, la storia dell'uomo, insomma. Uno dei tuoi cavalli, e se lo dice tra l'altro un matematico, possiamo fidarci. Uno dei tuoi cavalli di battaglia è quello legato alla presenza Sì. aliena all'interno di una base militare in provincia di Pordenone. È un po' la. Aviano. Esatto, Aviano. È un Aviano. po' la nostra Area 51, secondo te? E che prove hai di questo? Allora. Evidentemente non ho, come possiamo dire, la prova provata nel senso di un elemento oggettivo, però siccome fra l'altro abito, ho la fortuna, se volete, fra virgolette, di abitare a pochi chilometri, volevo dire a non molti, ma in effetti saranno in linea d'aria una decina di chilometri, 10-12 chilometri dalla base USAF di Aviano, che come i telespettatori sapranno è forse la più importante o la seconda più importante base militare statunitense o se volete della NATO in Europa, va da sé che ho avuto modo più di una volta di indagare casi che hanno coinvolto la base e poi in particolar modo ho avuto modo di seguire la vicenda di un ragazzo per ben quasi circa, se vogliamo, 8 anni, in cui ho dovuto, e qui si tratta soltanto di valutare la credibilità, l'attendibilità del ragazzo, ma che poi si univa anche ad altre informazioni che via via raccoglievo, esserci due punti di appoggio sotterranei, se mi è permesso dico alieni, ma se vogliamo mettiamo presumibilmente alieni, nella pedemontana pordenonese, quindi uno dei due, e qui uso il condizionale, andrebbe, come dire, in una certa, come possiamo dire, in una certa direzione sotto la base di Aviano. Io capisco che per il telespettatore sembra quasi una fantascienza, quasi un elemento della fantasia, però se il telespettatore si sforzasse a parlare anche con delle persone che hanno avuto modo
di lavorare all'interno della base, quando si vanno, guardate che non sto parlando di parte della base di Aviano che si vede, ma parlo dei vari livelli. Un po' come l'area 51, quelli sottoterra. Esattamente, ci sono delle cose che veramente danno adito a dei forti sospetti, non si può essere sicurissimi, dei forti sospetti che ci sia un punto di appoggio, non me ne voglia il telespettatore se magari non metto il presunto, un punto d'appoggio alieno sotto la base di Aviano, oppure sotterraneo, però vicino, molto vicino alla base di Aviano. Ricordiamo tra l'altro che tutte quante le tecnologie militari più sofisticate, addirittura si parla oggi di stealth invisibili ai radar, secondo un certo tipo di letteratura ufologica, sarebbero proprio derivate da un contatto concreto con una tecnologia considerata non terrestre, sempre a beneficio della veridicità delle parole. Guardate, sì, sempre a beneficio delle tue parole, della veridicità del tuo. No, allora, attenzione, a scanso di fraintendimenti. Io sono essenzialmente un ufologo investigatore, anche se sono stato vertice delle due più importanti organizzazioni di ricerca in Italia. Tra cui il CUN. Centro Ufologico Nazionale, Centro Italiano Studi Ufologici. Però la mia grande passione fin dall'inizio fu l'indagine sul campo. Io lavoro con coefficienti di credibilità e di stranezza. Non è facile attribuire la credibilità, ma anche qui si acquisisce notevole esperienza col passare degli anni. Ricordavo prima che sono oltre 36, non esiste ovviamente una laurea in indagine sul campo, una laurea in ricerca sul fenomeno UFO, però se mi è permesso, e puntini, mi è permesso nel 1981, quando mi fu presentato un ex uomo diplomatico italiano, l'ex ambasciatore, ex console Alberto Perego, quando mi fu presentato, aveva già raggiunto una certa età, mi chiese, dandomi subito del tu, da dove vieni tu? Io risposi da Pordenone e lui mi guardò e poi disse, lì si vedono dischi volanti. Perché Alberto Perego rispose in questo modo? Perché il nord-est, e quindi ritorniamo alla base di Aviano, è molto ricco il territorio di casi, ma non solo di fenomeni luminosi non identificabili, ma anche di incontri ravvicinati, perché Perego constatò, verificò, in breve lo dico in sintesi perché certo, so che in queste cose, e verificò una forte correlazione tra grado di militarizzazione e fenomeno dei dischi volanti. E a proposito di questo, History Channel, e questo è per suffragare le tue tesi, ha realizzato una splendida intervista con la figlia del sergente che ritrovò i rottami di un presunto UFO a Roswell. Questa ragazza disse, è proprio la segretezza militare che ha imposto la menzogna ed il silenzio, ricordiamo che uno dei video che vanno più spesso in onda su History Channel, soprattutto l'estate, e raccontò della grande attenzione militare verso questi frammenti che apparentemente sembravano molto duri, resistenti, di un materiale ferroso sostanzialmente leggerissimo, ma nel contempo molto duro. E questa ragazza disse, quando mio padre lo portò a casa, questo pezzo di ferro cadendo a terra sembrò della medesima consistenza dell'acqua, salvo poi tornare al livello precedente. Quindi stranissimo. Esatto. Queste sono le parole, ripeto, della figlia di un sergente che è stato al centro dello scandalo mediatico, perché io non oso immaginare cosa possa accadere in una America rurale, insomma, con un sergente che si improvvisa ufologo, perché lui certo, all'inizio certo. Cercò di difendere le sue ragioni, salvo fare una marcia indietro. Ecco. Ma vada, sì, vada a secca, se mi è permesso. Qua è permesso che tutto, non ti preoccupare. No, ma per dire, se effettivamente chi ha ascoltato potrebbe pensare a installazioni militari, poi Perego pensò anche, cioè pensò, valutò anche e creò la correlazione precisa anche tra la tensione internazionale e la presenza, come lui diceva, dei dischi volanti più che di UFO. Ma uno dice, ma allora sarebbero o sono armi segrete, prototipi militari e quant'altro. Però attenzione, cioè, nei casi che per esempio ho indagato io, tu parlavi prima, accennavi i miei libri, ma io ho iniziato a pubblicare i miei casi perché i miei volumi contengono solo le mie indagini,
solo nel 2004. Pertanto io mi auguro di morire di vecchiaia, ora ho 64 anni, spero di vivere abbastanza, per dare alle stampe mediamente un volume all'anno, perché moltissimi casi ancora non sono conosciuti. E se uno avesse, cioè potesse, io potessi già, come dire, mostrare tantissimi casi inediti che nel senso non sono conosciuti, perché la pubblica opinione via via, per pubblica opinione intendo i testimoni, la gente coinvolta, non si rivolge spesso ai giornali, ai mezzi di informazione classici, io direi quasi pochissimo, ma si rivolgono a un chiumiento che è ovviamente in attività dal 1977. Perché dico questo? Perché pur togliendo quelle luci, quei fenomeni a una certa distanza che potrebbero far pensare oggetti anche a una certa distanza, anche fotografati, che potrebbero far pensare anche a delle cose, fra virgolette, terrestri, ma non dimentichiamoci che la base di Aviano, e torno alla base, è stata coinvolta in casi indagati da Chiumiento. Ad esempio, tanto per citarne uno, la notte del 1 luglio del 1977, un disco volante di circa 50 metri di diametro è rimasto a circa 100 metri di altezza per oltre un'ora sulla zona di massima riservatezza della base, ricordo i telespettatori che eravamo ancora in piena guerra fredda, che si chiamava Victor Alert. Fra l'altro io ebbi modo, questo lo dico così al volo, di parlare anche con il comandante della caserma italiana, la caserma Zappalà, di carristi, carri armati, che confinava con la base di Aviano. Il comandante, colonnello Dorfeo, mi disse: Chiumiento, non so perché questi, e lasciamo stare il gergo militare, americani, non lo buttarono giù, ci misero in stato d'allerta, ma non dovevamo fare assolutamente niente, perché ci dissero che sarebbe andato via. Antonio, ecco, allora, questo fa riflettere, insomma, perché ci dà anche la possibilità di far luce su un qualcosa che ci è dato una notizia, insomma, non se ne parla spesso di questo, a suffragio anche delle tue parole. In sintesi, estrema sintesi, il caso... Antonio, me lo dici dopo la pubblicità? Certo. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Certamente.